Buongiorno, buongiorno a tutti coloro che ci stanno osservando in questo momento. Siamo un'altra volta qui presenti per un incontro sul tema dell'identità, utilità o fallacia, che come voi sapete è questo convegno scomposto, ho usato questo aggettivo per qualificarlo, che stiamo realizzando sulla piattaforma Zoom e per i noti problemi che in questo 2020 ci affliggono e quindi non è stato possibile essere tutti quanti presenti e oggi abbiamo il piacere di chiacchierare con padre Pedro Barracón, che è il rettore dell'Università Europea di Roma, ma è un fine teologo, filosofo e conoscitore profondo della storia delle religioni. Ma vi dirò di più, insieme a padre Barracón, voi lo vedete sullo schermo c'è anche Guido Traversa, il professor Guido Traversa, che come sapete con me ha condiviso l'idea di questo incontro, questo convegno che doveva farsi già qualche anno fa e che invece lo stiamo realizzando oggi in questa forma appunto scomposta su Zoom, a cui chiedo la cortesia non solo di essere presente, di darci il suo contributo, ma soprattutto di presentare padre Pedro Barracón, che tu conosci sicuramente in modo molto più attento e profondo di quanto possa conoscerlo io. Prego. Ti ringrazio perché poi presentare padre Pedro non è la prima volta che lo faccio ed è un piacere perché la prima cosa che dico presentandolo è che siamo amici, veramente amici fraterni da tanto tanto tempo, così come con te anche Gianfranco. Quindi prima di presentarlo accademicamente mi fa piacere dire che poi queste iniziative come quella che hai ideato e che stai continuando a realizzare, poi non a caso anche in tempi scomposti, mi piace l'espressione, si riescono a realizzare sulla scia di una amicizia e di una voglia di lavorare insieme nonostante tutto, perché poi alla fine questa brutta esperienza del Covid, più o meno tragica in certi paesi, un pochino più sopportabile in altri, beh, però insomma sta facendo un po' da setaccio. Certe cose cadono e altre no. E allora oggi ci troviamo qui con padre Pedro, con te e potenzialmente con tutti gli amici che poi ascolteranno le parole di padre Pedro di oggi e testimoniano che comunque sia, nonostante tutto, veramente c'è gente che ha piacere di vedersi, di parlare e soprattutto di lavorare insieme, perché il lavoro comune è una delle sostanze che sostanzia l'amicizia. Detto questo, che penso sia, come dire, il modo più personale mio di presentare padre Pedro è, come hai ricordato tu, rettore dell'Università Europea di Roma e il suo contributo a questa università non è solo accademico e come rappresentante legale, ma lo devo dire anche questo per il tema che hai proposto e per come sicuramente padre Pedro lo affronterà, il suo ruolo è un ruolo molto di, mi viene da dire insomma, di paraclito, di amico, di tutti, in modo che quando nascono i problemi, come nascono di solito, in base proprio a quello, a quei danni che vengono dalle identità personali e o collettive. E il ruolo di padre Pedro è sempre questo di fare in modo che la rigidità delle identità venga smussata, un po' come l'effetto del fiume sui sassi, un levigatore di conflitti. E questo mi piace sottolinearlo. Perché? Perché oltre ad avere il ruolo, che è un ruolo di rettore, c'è un ruolo anche diverso, come dire, proprio più intimo alla sua persona, che è quello di essere professore di teologia all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. E questo è già un ingresso un po' più nella sua identità personale. E parlare con lui è parlare di teologia, di una filosofia quale lui padroneggia, ma sempre con quel colore, come direbbe padre Pozzi, delle parole dipinte, vale a dire con quel rimando quasi istintivo che lui ha, oltre ovviamente a tutta la cultura che questo rimando poi ottiene, ed è un rimando a
non ha uno sfondo trascendente, è un'esperienza della trascendenza e di Dio. E questo per me è veramente un piacere trovarmi con lui. E questo lui lo mette molto in comunione con le persone che frequenta. Non a caso i suoi temi teologici, che sicuramente non tutti, ma chi lo conosce avvertirà questo suono di temi, appunto, lui è molto legato al tema della corporeità come luogo teologico. Stupendo. Abbiamo fatto anche, curato un convegno, un volume su questo, dove ho avuto anche io l'onore di partecipare. Il tema, appunto, dei sentimenti potenti, ontologici, che riguardano l'uomo, se no non si occuperebbe della corporeità. E quindi un antropologo sul campo. E qual è il campo di padre Pedro? La reale esperienza spirituale delle donne, degli uomini, dei bambini, delle bambine, dei colleghi, delle istituzioni. E poi c'è anche questa ulteriore, come dire, promessa teologica a livello di tematiche che di solito albergano nella sua produzione scientifica, di ricerca accademica, che è anche quella che si chiama angiologia, ossia l'affrontare il tema degli angeli. E quell'altro tema che a me fa sempre un po' paura nominare, ma che supererò oggi proprio per dovere di presentazione, anche quella di affrontare l'opposto dell'angelo, l'angelo decaduto, ossia il demone. E quindi spero di aver trasmesso a chi ci ascolterà un'identità personale, ecco, che non si espone a quel rischio di un'identità rigida, anzi, tutt'altro, di una identità in comunione teologica, umana, esistenziale, che lui incarna anche come rettore. E questo, scusate, altri 2 secondi in più. Poter portare dentro i ruoli istituzionali, questo credo che batta ogni forma di identità univoca che porta violenza, come diceva Amartya Sen in Identità e Violenza. Ti ripasso la parola come chairman e conduci. E mi ha fatto molto piacere che hai marcato il tema della conoscenza, che penso che le nostre chiacchierate poi hanno proprio in comune, anzi si identificano a questo punto, col tema dell'amicizia e della capacità di poter dialogare tra di noi. Ed è molto interessante il fatto che questa amicizia possa tranquillamente aver luogo in situazioni, in momenti istituzionali, in luoghi istituzionali, a differenza di ciò che in genere avviene o di ciò che si crede. Quindi potrebbe essere questo un tema, come dire, assolutamente trasversale in tutte le chiacchierate che noi stiamo realizzando. E come avevamo anticipato nelle nostre chiacchierate prima di questa registrazione con Padre Pedro, io le chiederò appunto di raccontarci quello che è il suo pensiero sulla distinzione tra identità e diversità, sia in tema di teologia, sia in tema di storia delle religioni, così come giustamente ha indicato Guido Traversa nella presentazione. Quindi ringrazio Padre Pedro per la sua presenza qui e lo ascoltiamo con piacere. E modifico un attimo la visione, così sarai tu al centro della. Prego. Bene, tante grazie dell'invito Gianfranco, grazie Guido di questa presentazione dalla quale sono molto onorato e grato, perché credo che viene da un cuore intelligente, da uno che vuole andare a capire la realtà in modo integrale, con l'intelligenza e con il cuore. Credo che sia, potremmo dire, provvidenziale che questa chiacchierata facciamo nel quale il Papa firma una enciclica che ha intitolato Tutti siamo fratelli ad Assisi, perché questo titolo, che viene da una frase del Vangelo che poi viene ripresa da San Francesco nella sua spiritualità della fratellanza umana e universale, ci parla appunto di ciò che io vorrei esprimere, perché l'essere fratelli vuol dire che ci sono, no, non è uno solo, sono più fratelli, però hanno un'identità
un'identità di famiglia e un riferimento ad una paternità, potremmo dire a una maternità ovviamente anche. Dunque viene fuori un tema sul quale vorrei soffermarvi, è identità e comunione. Perché un grande rischio, lo accennava Guido, è che l'identità, parlo soprattutto nel fenomeno religioso, ma anche in altri fenomeni, possa diventare rigida, possa voler essere così talmente affermata la propria identità che non lasci spazi al dialogo, all'altro, alla diversità, all'alterità. Innanzitutto, quando parliamo di identità, mi sono preparato un pochino per questo intervento, ho letto un pochino, sappiamo bene che è un concetto molto analogo, parliamo di identità religiosa, culturale, politica, sessuale, eccetera. La identità nostra anagrafica, no? La carta d'identità, la carta d'identità è dove noi ci identifichiamo, diamo una serie di dati del luogo dove siamo nati, la nostra età, eccetera, che ci rimanda all'identità della nostra persona. È ovvio che dando la nostra carta d'identità a chi ci la chiede quando dopo viaggiare o in altre occasioni, diciamo qualcosa di noi stessi. Però rimanda a ciò che cui parlava Guido, all'identità della persona, all'identità antropologica di cui mi sono occupato. In realtà è questa identità, risponde alla domanda, tanto difficile, ma allo stesso tempo tanto bella, di poter rispondere chi sono, chi siamo. Cioè la domanda chi sono? Chi sono come uomo, chi sono come essere credente, chi sono come essere non credente, chi sono come persona inserita in un tempo, in uno spazio, eccetera. La risposta a questa domanda, chi sono io, non è facile. Neanche è facile la consapevolezza di esserlo. Cioè, in altre parole, conoscere chi sono. Perché mettiamo per esempio che una persona ha un trastorno della personalità e si crede di essere un leone, allora noi dobbiamo favorire che questa persona continui su questa strada a dire, beh, deve essere identificato con ciò che si crede essere, anche se non lo è. E dunque rimanda ad un concetto basico di verità. Cioè l'identità, nella prospettiva classica, aristotelico, tomista, molto legata al principio di unità. Il principio di unità, il principio di non contraddizione. Però è molto legata anche al principio di verità. Però la conoscenza della verità sappiamo che non è scontata, non è facile. E dunque io con questa premessa molto generica di ciò che sia l'identità, un concetto molto analogo, ma applicata all'uomo è un concetto che implica non solo l'essere, ma la consapevolezza dell'essere, vorrei applicarla in concreto ad un aspetto importante della realtà umana che è il fenomeno religioso. E vorrei applicare molto interessante classificazione, per così dire, della relazione tra scienza e religione, che è di Jan Barbour, al fenomeno dell'identità e della comunione. Cioè immagino che io appartengo ad una religione, appartengo ad una setta, appartengo ad una chiesa, come rapporto la mia identità con altri. Allora sappiamo bene che Jan Barbour, che è uno dei classici che ha studiato questo tema dell'incontro tra scienza e religione, ipotizza quattro grandi tipi di relazione tra scienza e religione che io applico alla identità e alla diversità. Prima è il conflitto, poi lui parla di indipendenza, poi parla di dialogo, poi parla di integrazione. Dunque, il conflitto. Io posso impostare la mia identità religiosa, non so, essendo buddista, in una forma di conflitto con le altre religioni. Vedo che la mia religione crea
problemi, difficoltà, ostacoli per relazionarmi con le altre religioni. E qui purtroppo vediamo la storia delle religioni del passato, ci sono state purtroppo tante guerre di religione. Cioè l'identità, come diceva Guido, diventa rigida. Cioè la mia identità è una, come dire, un alibi, possiamo dire, per attaccare l'altro, per non lasciare l'identità all'altro. Un'altra forma di relazione di un'identità religiosa con altre identità religiose è ciò che Barbour chiama indipendenza, io chiamerei quasi ignoranza. Io ignoro l'altro. Io sono di una religione, io sono di una setta, io sono di una chiesa e non mi interessa per niente l'altro, lo ignoro. Io voglio talmente fortificare la mia identità che l'altro non mi interessa, non lo conosco, lo ignoro. Questo è anche molto pericoloso, a mio avviso. Non imposto la mia relazione in modo di dialettica di conflitto, ma di totale ignoranza, totale indifferenza. Il terzo modo di dialogo, o di, scusate, di relazione tra identità religiosa di, una, di un essere umano con altre identità religiose, quella del dialogo. Comincio a voler capire chi sono gli altri, qual è la genesi di questa religione, qual è la dottrina, quali sono i riti, come vede l'uomo, come vede l'universo. Comincio a dialogare, ad ascoltare e a presentare la propria identità. Finalmente, l'altra possibilità che presenta Jan Barbour è l'integrazione, che io potrei assimilare in modo, direi, non è preciso, però potrei avvicinarla al concetto di comunione. Vale a dire, non solo comincio a capire, non solo ascolto, ma voglio favorire un'integrazione. Voglio dire, quali sono i punti in cui c'è una comunanza e cerco di appoggiarli, cerco di essere creativo nel costruire insieme qualcosa in questi punti. I punti invece dove ci sono differenze, possono esserlo, cerco di non dare l'importanza, un'importanza tale che crei un conflitto. Credo che questa sia l'impostazione giusta di un'affermazione della propria identità. È bene avere un'identità, ma è bene che questa identità non escluda le altre identità. Per cui io, in una mia riflessione, ho voluto dare alcune caratteristiche al concetto di identità. Non solo le uniche, ma ecco, io ve le lascio così. Credo che deve essere un'identità, in primo luogo, consapevole o riflessa. Cioè, io devo capire chi sono. Chi sono? Qual è la mia identità? Perché non è dato per scontato che io la conosca, né a livello personale, né a livello della stessa gruppo religioso. E qui c'è un confronto con la verità. Chi sono? Secondo, cioè prima un'identità riflessa o consapevole. Secondo, un'identità aperta. Vale a dire che io non posso irrigidirmi nella mia identità. Devo sapere che la mia identità deve essere aperta ad altre identità e dunque devo dialogare. Terzo, e questa caratteristica è un pochino peculiare perché qualcuno dirà che è troppo moralistica o troppo religiosa, però ve la dico, un'identità umile, cioè io devo essere fiero di ciò che sono, ma allo stesso tempo lo devo essere con umiltà, vale a dire, devo lasciare spazio ad altri. Questa umiltà, sapete bene che una santa, come Santa Teresa d'Avila, la definiva come la verità, Credo che sia anche molto importante nel dialogo con le religioni. E finalmente, e non solo, con le culture, con altri. Quarto, un'identità dinamica, perché la nostra identità è storica. La nostra identità dell'essere umano è storica, ma dei gruppi umani anche è dinamica. Cioè non la posso lasciare nel passato, la devo continuamente aggiornare. E qui vorrei, ecco,
finire per poi magari lasciare spazio a qualche domanda, approfondimento che volete fare. Credo che se noi vogliamo avvicinare un pochino il tema di identità e comunione, koinonia, un concetto importante, anche se non molto utilizzato nel Nuovo Testamento, solo si usa una volta nella prima lettera di San Giovanni, però lo ritengo molto importante, potremmo applicare questo concetto di identità e di integrazione, che sarebbe questa quarta forma di dialogo con le altre identità che propone Barbour e che io credo che sia quella più auspicabile, la posso applicare anche ad un concetto fondamentale nel cristianesimo, che è il concetto della dottrina della Trinità. Perché nella Trinità abbiamo un'identità, l'identità di una sola natura, e abbiamo anche l'apertura alla comunione di tre persone che armonizzano una identità forte, che è quella della natura di Dio. Possiamo dire che, parlando da un punto di vista teologico, Dio è quello che ha più grande identità, perché è quello che veramente è. Noi ci avviciniamo sempre in modo, potrei dire, asintotico a questa identità, però allo stesso tempo questa identità è comunionale. Però possiamo andare di più, e qui trovo anche un appiglio alla dottrina di San Francesco e di San Bonaventura, perché in questa dottrina sappiamo che la creazione è un riflesso della Trinità. E dunque la creazione deve anche riflettere questa comunione, cioè questa forte identità della Trinità, di un essere uno, con l'apertura alla comunione. Dunque noi siamo chiamati ad una sintesi superiore, nella quale l'identità, sia personale, sia culturale, sia religiosa, sia nazionale, sono aperte ad altre identità in uno sforzo di comunione. Io aggiungerei, però questo solo lo posso aggiungere da teologo, perché magari la filosofia, ecco, non entra in questa zona, per così dire, che in realtà questo sforzo deve essere fatto, però in realtà è un dono. E qui mi apro a questo concetto che è bellissimo del dono, perché l'identità è un riconoscere ciò che uno è, e riconoscendolo come dono posso riconoscere gli altri anche come dono per me. Questo vuol dire che, se noi vogliamo aprirsi a questo grande concetto di comunione, dovremmo, a mio avviso, vedere l'esistenza umana, l'esistenza degli altri, questo grande sforzo della storia dell'essere umano di raggiungere una grande identità aperta ad altre identità, come un grande dono. Ecco, un dono che viene ricercato, implorato e umilmente accolto. Ecco, potrei dire altre cose, però magari mi fermo qui per lasciare qualche spazio a vostri interventi. Gianfranco, vuoi tu iniziare delle riflessioni o chiedo qualcosa? No, chiedo, ti lascio una parola, prego. Ti ringrazio. Perché, ecco, io penso che tutte le cose che tu hai detto hanno una impelagliatura comune. Sono fili di colore diverso che però vanno alla fine a costituire quello che si chiama i tappeti fatti a mano, gli arazzi, perché sono fili che per fortuna rimangono distinti fra di loro: umiltà, dono, trinità, identità religiosa, anche quelle quattro categorie, dal conflitto all'integrazione. Ecco, se uno però vuole vedere questo, meno io, questo quadro nella sua interezza e sentirsi più affine a un filo con cui è stato tramato questa razza, io credo che ci sia nella esperienza dell'umiltà forse la chiave di volta di questa tua, di questo tuo averci parlato. Perché? Perché l'umiltà ha una sua dimensione di grande onore e di grande orgoglio.
che però non è lesivo né di sé né degli altri. L'umiltà non è una condizione subalterna, è una condizione paritaria tra sé e sé. Perché? Perché nel sé stesso, come diceva Paul Ricoeur, che comunque sua mem como, se stesso come un altro. Quell'umiltà fa conoscere, e quando conosci con spirito non aggressivo, come diceva Majakovskij, oggi i denti li mostrano solo per stridere e addentare, quindi non per sorridere. L'umiltà, liberata da tutti i luoghi comuni per cui è una sottoporsi, ti faccio una domanda. Quell'umiltà che tu hai, per fortuna nostra, ascoltatori delle tue parole, anche legato alla Trinità, io vorrei e ti chiederei, ecco, come ascoltatore, la kenosi, l'abbassamento, che non solo Dio ha compiuto non solo nella creazione, ma ancor più nella rivelazione e ancor più nel lasciare anche al libero arbitrio delle sue creature la possibilità di contribuire, se non anche proprio portare a termine i tempi nella redenzione. Quindi quell'umiltà è di una potenza, ha un'identità talmente plurima in sé, di cui bisogna essere all'altezza di quella che è, e non costringere l'altro, non solo Dio, che a cui magari non fa molta fatica a continuarsi ad abbassare, ma posso interagire con le altre identità a patto che si percepisca il mio abbassamento. C'è un brano stupendo, peccato, di Bonhoeffer nelle lettere che scrisse prima di essere arrestato agli amici. Ce n'è una in cui si dice che è arrivato il momento di vedere la realtà dal basso. Io ti chiedo appunto di questa kenosi. Grazie Guido di questa domanda, che credo che sia impegnativa ma molto bella, perché il tema della kenosi e dell'umiltà, relazione a identità e comunione, ha a che vedere con un tema del quale non abbiamo parlato, tu lo hai accennato un pochino, che è il tema del male. Infatti in questi giorni stavo rileggendo questa opera che si chiama Memoria e Identità di Giovanni Paolo II. Stupendo. Dove, proprio per capire un po' il concetto di identità, lui inizia dal tema del male, cioè come mai in questa nella realtà, nella nostra identità, troviamo questa frattura, per così dire, del male, come la possiamo superare. Allora, almeno in una prospettiva di teologia cristiana, questo male viene superato, quello dice il Papa Giovanni Paolo II, dalla misericordia, il limite che Dio mette al male. E questo implica una kenosi divina che viene riproposta all'uomo da essere vissuta per vivere l'identità tale quale Dio la vive. E qui voglio citare una frase che spesso dicono i gesuiti, il Papa Francesco l'ha citata recentemente, la dico in latino: non coerceri a maximo, continere autem a minimo, divinum est. Che vuol dire che è divino limitare un po' la sua grandezza per occuparsi anche delle cose piccole, per così dire, no? E questo credo che sia proprio di chi, pur accettando la propria identità, come Dio accetta la propria identità, ha la capacità kenotica di venire incontro a chi non è come lui, la sua creatura. Dunque, applicato a noi stessi, vuol dire che noi dobbiamo avere questa capacità di relazionarci con gli altri. Ho fatto una conferenza 2 giorni fa su questa Santa Teresa del Bambino Gesù, che ha una teologia di fondo, dottrice della Chiesa, non so come si dice per il femminile, dottore della Chiesa, di questa infanzia,
e cioè poter guardare la realtà con occhi di un bambino, con occhi umili. Credo che questo sia molto di grande aiuto nel dialogo con le religioni, nella misura nella quale anche noi come cristiani dialoghiamo con altre religioni in un piano di più profonda umiltà, credo che i risultati sarebbero migliori. E mi rifaccio a San Francesco, quando San Francesco va a dialogare con il sultano, perché il sultano l'accoglie? Perché i francescani adesso si trovano in Terra Santa? Perché ha avuto un approccio umile, non ha voluto imporre, è venuto per stare lì, per avere una presenza kenotica e umile. Ed è questo, in certo senso, come questa grande frattura dell'identità che è il male sarebbe quasi la non identità, può essere vinta. Tra l'altro la nostra università europea ripete una frase di San Paolo, no? Vince in bono malum, cioè al male bisogna vincerlo con il bene, al non identico bisogna vincerlo con un'identità, e mi piace questa tua parola, Guido, kenotica, un'identità umile, un'identità che non si impone ma è capace di ricevere all'altro come è, come un dono. Benissimo, veramente, veramente molto molto bello quello che ci ha raccontato oggi Padre Pedro, e ti dirò, oltre proprio questo tipo di rapporto che c'è così, come dire, assoluto fra identità e comunità, penso, e comunione, penso che sia veramente una cifra da importantissima da dover sottolineare. Ma un'altra cosa mi ha colpito molto, anche perché poi si riallaccia a quello che è la nostra scelta e il nostro modello, cos'è che l'istituto che ci ospita, l'Istituto di Scienze Umane ed Esistenziali, cioè questa parola esistenziale che potrebbe sembrare, come dire, un po' vetusta, in realtà invece penso che sia estremamente moderna. E quella domanda che tu in qualche modo hai fatto, chi sono? E questo chi sono non è scontato, noi non conosciamo la nostra essenza, ma probabilmente il processo conoscitivo della nostra essenza dovrebbe proprio partire da una metodologia in cui con l'identità noi impariamo a non assumere la rigidità e soprattutto ad assumere appunto l'apertura, perché tu parli di apertura, cioè io mi apro agli altri, cioè grazie al rapporto con gli altri io riesco ad essere me stesso, e questo è molto bello. Ti rubo solo 2 secondi, mi piacerebbe un commento su questo concetto, che poi tu sai che fa parte anche della filosofia esistenziale, il famoso discorso delle mondità di Biswanger, per cui noi siamo composti da un Umwelt, cioè il mondo delle cose, un Mittwelt, il mondo con gli altri, e un Eigenwelt, il mondo con se stessi, oltre che l'Uberwelt, il mondo con la spiritualità, che è un concetto, diciamo, che si è completato questo prospetto delle mondità di Biswanger. Ecco, che cosa ne pensi di questa, della metodologia per conoscersi, cioè quale potrebbe essere un consiglio per potersi avvicinare ad una metodologia diversa che si apre all'alterità? Ecco, grazie Gianfranco, è una domanda anche molto impegnativa, però io tornerei al concetto di umiltà, perché credo che per conoscersi bisogna partire da un'umiltà non finta, cioè a volte pensiamo che l'umiltà sia un tagliare la grandezza del nostro essere. L'umiltà è tutto il contrario, è una piattaforma, è un trampolino per riconoscere la grandezza di ciò che siamo, ma purtroppo anche la miseria che anche abita in noi. Dunque io credo che con l'umiltà, come un approccio di umiltà, potremmo riconoscere sia la grandezza che è la miseria. Riconoscendo solo la grandezza senza conoscere le fragilità, le fratture, le rotture che ci sono in noi, non ci giova, perché non guariamo. Però al contrario ci fa molto male, secondo me, non riconoscere la propria grandezza, non riconoscere la nostra dignità. E credo che un atteggiamento di umiltà è come un approccio per
avvicinare noi stessi al nostro grande mistero, no? Dono e mistero. La misteriosità dell'essere umano va diciamo, approcciata da una grande umiltà, ma allo stesso tempo dalla consapevolezza della grandezza del nostro essere. Come diceva questo poeta francese Baudelaire, parlando dell'uomo, le ali del gigante lo impediscono di camminare, no, all'albatros, perché noi siamo molto grandi e la nostra grandezza, il riconoscimento della nostra grandezza non è non essere umili, è riconoscere che la nostra grandezza purtroppo è incrinata, che la possiamo comunque, queste ferite le possiamo guarire, possiamo avere questa dignità di ogni essere umano, riconoscimento della dignità umana, di ciò che siamo, è una grande gioia. Incontrarci con questa grande dignità e vederla rispecchiata negli altri è una vera gioia di poter capire la grandezza di ciò che è la nostra vocazione umana. Grazie, grazie, veramente grazie Pedro, perché credo veramente che quello che tu ci hai raccontato oggi sia anche un percorso di speranza, no, per certi aspetti. Guido, se non so essere d'accordo su questo, veramente sono molto contento. Siamo tutti e tre adesso, ci vediamo tutti, prego. Bene, allora... Guido, volevi fare un commento? No, sì, questo fatto anche della speranza è importantissimo. Se c'è ancora un minuto da rubare a tutti e tre, una domanda che spero si comprenda, che almeno nella mia mente è in linea con tutto quello che si è detto. Se questa umiltà riconosce la propria grandezza e la propria identità come qualcosa di delicato da trattare al proprio interno e dunque necessita di essere riconosciuta come tale, come delicata anche agli altri, ci si dispone a essere delicati, comprensivi, entro certi limiti anche giustificativi della realtà. Io non sono un teologo, però ricordo che Gesù disse ai discepoli: vado, ma vi lascio compagno, il paraclito, lo Spirito Santo. Ecco, ti faccio una domanda che tu, chi mi, insomma, sai che a me parlare dell'angelo decaduto mi fa un po' paura di questi temi, ma vinta la paura, perché la vorrei vincere per la prima volta? Perché credo che il demone abbia bisogno di aiuto, abbia bisogno di quella umiltà di cui abbiamo parlato oggi, di un'identità che sappia essere talmente tanto umile e forte a un tempo da poter perdonare per sempre anche chi per sempre sembra o è, si è sottratto al perdono. Forse non è dell'uomo poterlo fare, ma dell'angelo forse sì, ti chiedo, perché nella filosofia medievale gli angeli, a differenza degli uomini, non hanno una specie in comune. La cosa incredibile dal punto di vista proprio filosofico, gnoseologico, del rapporto tra universale e particolare, è che ogni angelo è l'unico esemplare della propria specie. Questo apparente trionfo dell'identità personale dell'angelo si converte, a mio avviso, in una umiltà assoluta. Perché? Perché risponde in prima persona dell'essere sé e dell'essere nel coro angelico. Dunque, è ancora possibile pensarlo come un dovere, quello di andare incontro al demone affinché non sia più tale, per salvare tutti, anche il male dal male, se è solo privazione e quindi non realtà ontologica autonoma? Ecco Guido, grazie della domanda, che non so se ha risposta. Sappiamo che alcuni teologi, tra cui Origene, hanno voluto
salvare una posizione dottrinale della Chiesa che sembra molto dura, ed è la irreversibilità del peccato angelico, no? E hanno proposto la famosa apocatastasi, e cioè la redenzione graduale di tutto, fino ad arrivare anche quella di Satana, tenendo presente l'espressione di San Paolo, no? Che Cristo regna affinché Dio sia tutto in tutti. Io credo che qui c'è un grande mistero, che è il mistero Mysterium Iniquitatis, nel senso che, è la mia opinione, se il demonio non è perdonato da Dio perché non vuole essere perdonato, è perché Dio rispetta le libertà, ogni libertà. Però potremmo applicare in modo analogo anche a questa questione la soluzione che diede Monbaltasar sull'inferno, no? Vale a dire, io mi auguro, per così dire, spero che sia vuoto. Diciamo, se è vero che questa dottrina della irreversibilità del peccato angelico, esposta nel Medioevo da San Tommaso, proprio guardando la natura degli angeli, e poi più o meno anche sposata dalla Chiesa, rimane più o meno invariata, potremmo anche noi sperare che ci sia un'altra soluzione. Possiamo sperare che venga assolutamente vinto il male. Ecco, una risposta apodittica è difficile darla. Se io ti rispondo con la dottrina attuale della Chiesa, direi piuttosto di no, con una grande interrogazione, un grande mistero. Se ti rispondo come uomo che vuole sperare il meglio, direi speriamo. Speriamo che anche lo possa essere. Però non lo so, come non saprei anche sul tema dell'inferno. Però questa apertura di von Balthasar in teologia mi sembra anche legittima, no? Speriamo che non sia, che sia vuoto. E se l'inferno è vuoto, vuol dire che neanche Satana è nell'inferno. E dunque lasciamo un grande punto interrogativo. Adesso stiamo leggendo il libro di Giobbe, no? Questi giorni il libro di Giobbe riconosce, sono tante questioni che vanno al di là della nostra intelligenza, ci lasciano un pochino perplessi, e che le nostre risposte sono sempre molto, molto limitate. Io, come Giobbe, riconosco anche il mio limite e lo rimetto alla trascendenza di Dio. Di più, non posso dire di più. Come diceva Wittgenstein, preferisco tacere su cose che non posso bene rispondere. Io ringrazio ancora Padre Pedro che ci siamo presi molto più tempo rispetto alle altre chiacchierate, ma ne valeva la pena, chiaramente, perché ci hai aperto veramente tantissime prospettive diverse, anche questo discorso della speranza per il meglio in questo anno horribilis, tra l'altro, poi penso che sia, come dire, un po' un imperativo categorico che dobbiamo darci, quello di sperare per il meglio e di poter riprendere praticamente con la nostra esistenza e con la nostra modalità di esistenza, cercando sempre di migliorarci. Forse questa esperienza potrebbe creare una frattura in un certo particolare modo di vedere il mondo. A livello politico qualcosina sta succedendo, speriamo anche a livello umano. Io ringrazio Padre Pedro della presenza e di quello che ci ha regalato oggi, ringrazio Guido che è stato il chairman della giornata, ricordo a tutti quanti che questo contributo che adesso voi avrete visto in questo momento dovrebbe essere seguito da una tavola rotonda in cui parteciperanno tutti quanti coloro che hanno già dato il loro contributo nelle interviste, ma insieme a loro anche voi che ci state ascoltando in questo momento.
Quindi ancora grazie e spero che questo evento in comune su Zoom avvenga presto in modo che possiamo ridiscutere di tutto quello che è emerso dalle nostre chiacchierate. Grazie, arrivederci. Grazie. Saluto a tutti. Grazie, arrivederci. Arrivederci.